Penso che lo sappiate, Tudor per Natale mi ha regalato un weekend romantico con il mio fidanzato in montagna. Peccato che poi ho scoperto che doveva venire anche lui, insieme a Giulio. Ah, che ci posso fare? Vabbè, almeno andiamo a comprarci vestiti, dato che non li ho per la montagna. Siamo arrivati, non posso farmi vedere che riprendo. Ora vado alla ricerca dei vestiti. Li voglio tutti rosa. Giulio è qui, nella cabina numero 5, a provare i suoi pantaloni bellissimi. Vai, puoi uscire. Dai. Ta-na-na-na. E sono i pantaloni da sciva, non sei mai andato sulla montagna, scusa. Sei bellissimo, sono lunghi tre volte te. Qual è il tuo problema? Non si mettono così le bretelle. Ecco qua. Dio, quanto sono vomitevoli. Sono bellissimi. Guarda che belli. Io, raga, dopo aver visto queste scarpe qua e devo prendermi queste, mi è passata la voglia di andare in montagna. Ve lo giuro, non ci voglio più andare. Sono terribili. Sono comodi, sì. Tra l'altro, come potete vedere, ho un po' di roba rosa da provare. I pantaloni sono un 12 anni, una tuta nel 14. Perché delle cose che piacevano a me erano rimaste solo la L e la XL che... mi fanno 8 volte, quindi ora non so, proverò a vedere se trovo qualcosa. Sono in camerino, in mutande, e ora è il momento del verdetto. Vediamo se c'è qualcosa che boh, mi sta, dato che sono tutta taglia da bambino. Raga, ho provato il 12 anni. Mi sta anche il 12 anni. Ho anche la tuta da 14 anni, ma mi sta un po' corta. Guardate. E problema fondamentale, ha solo una taschina. E no. Sono le 6:42. Lo stiamo facendo veramente. Siamo bellissimi al buio, io so, è vero. Ti piaci, amore? Bellissimo. È la prima volta dell'anno che ci alziamo così presto. Sono più bello io degli nel buio. Ultimi 3 o 4 anni, non è vero, sono più bello io al buio. Al massimo sei più bella. Ho sbagliato. Grazie, Tudor. Ora sono più bella io. Grazie, è stata una notte bellissima, lo ammetto. Abbiamo dormito. Vabbè, raga, è buio. Faccio così. Aspettate. Sembri alien. Abbiamo dormito io, Sasha e Tudor qui. Cioè, in realtà tutto era partito che Sasha dormiva in mezzo. Poi a un certo punto stava impazzendo e mi sono dovuta lanciare io. Giuro che ora ci alziamo. Aiuto. Ma quanto sei buono la mattina alle 6:45. Sei appena stato al parrucchiere. Sei buono. Ma ti sei visto tu? No, adesso mi guardo. Sì, effettivamente sono in bronchi un alien. Comunque, ecco i miei pantaloni da 14 anni. 14enne. Vabbè, è mattina, molto presto. Quindi ora mi tolgo il pigiama. Tu, Tudor, non guardare. Ti ho detto di non guardare. Ci sono anche le bretelle, che però metterò dopo. Levo l'etichetta. Aiuto. Ah, sono belli caldi. E rosa. E con i pantaloni sono pronta a partire. Guardate che occhi meravigliosi. Raga, io arrivo da 3 giorni di eventi. Le mie occhiaie finiscono veramente dall'altra parte del mondo. Ora devo sistemare i gattoni perché torniamo domani sera. Quindi i gattoni faranno i bravi fino a domani sera. Si spera di sì. E non vedo l'ora che Sasha guidi, perché io me la dormo un po' in macchina. Finalmente io e Giulio siamo contentissimi di mettere le nuove scarpe che ci siamo comprati per la montagna. Io non ho mai visto niente di più di imbarazzato di queste Quechu. Come si chiamano? Chuechua. È la marca della Decathlon. Non ho mai visto niente. Io... vabbè, ora le mettiamo. Amore, oggi sono veramente la tua piccola slort. Guarda che nelle montagne non andiamo nei fogne. Stai insinuando che le mie ciuecia non siano belle? Sembra vestita come quella degli anni 90 che facevano snowboard del gioco da PlayStation 2. Vestiti imbarazzanti. Personaggio di quel videogioco. Comunque, dai, smettetela. Guardate le mie ciuecia, se non sono di troppa moda. Anche di qua ce l'ho la ciuecia. Una destra e una sinistra. Fallo vedere che hanno il pelo. Col pelo le mie ciuecia. Ma sono proprio le ciuecia della gamer. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sì, sono le mie ciuecia. Stiamo
stiamo per partire. Sasha ha prontamente messo il separé che divide Giulio da me, perché in maniera tale non devi toccare, capito? Non, questo è il mio sedile e questo è il mio spazio. Faccio non ti toccare schifo. Solo vestito così. Non è vero, sono Fabrina versione skin snowboard. Vi ho sempre detto che per me non è un viaggio, ma è un'esperienza. No, sta dicendo senza l'autogrill. Cosa c'entra l'esperienza? Il viaggio. Beh, non lo le mie cuoia bellissime. L'uomo. Problemi un uomo che non viaggia e non comunque, vive la vita. Guardate quanto sono carina con il mio cappellino. Anche il cappellino, cioè. Certo. Mamma mia, ragazzi. Adesso vado alla Decathlon e chiedo di essere la modella. In realtà l'ho fatto quando avevo 20 anni. Però vabbè, se trovo la foto ve le faccio anche vedere. Paura degli stupri? Cosa? No, nulla. Cos'è che hai detto? Che ho paura degli stupri? No. Stai dicendo che non sono vestita bene? Scusa, inquadrami un attimo. Perché ti stuprere le quelle certe? No, ora che vai in montagna, non vai in montagna. Non so se mangiare le brioche oppure il panino, penso che ricaderò su un panino. Prima avventura in montagna, la montagna inizia così, aiutando una persona che si è impaltanata e dobbiamo spingere la macchina fuori. Aiuto. Amore, cosa? Ma quanto sei buono. Ship Sharrock. Sono albanese. Sei un po' albanese. Sono pronta ad andare sulla neve. Allora c'è quello che prende per il culo, perché io sono già caduta 8 volte. Adesso vediamo come cammina lui. Forza, vieni amore. Vai. Vediamo intanto Giulio con dei problemi. E guardate questo con dei problemi. Cosa stai facendo? Sto cercando il sentiero. Comunque, stiamo qua. Aiuto, sto per cadere. Aiuto. Adesso cade troppo, si spacca una gamba. Non so se sono a focus perché non riesco a vedere niente. Siamo arrivati in montagna e adesso noi prenderemo la seggiovia, si chiama, mi sembra seggiovia. Sì, e saliremo con gli altri. Poi vabbè, Tudor, Sasha e l'amico di Tudor, che tra l'altro saluto il figlio. Come si chiama tuo figlio? Saluto Alberto, che sei a casa ammalato e non sei potuto essere qui con noi. E quindi ti mando un bacione. Saliremo, loro sceglieranno e io Giulio e anche Chiara. Saluto Chiara e Alberto, quindi loro sceglieranno. E invece io e Giulio abbiamo scoperto, guardate che bello il mio cappellino, che c'è uno chalet con l'estraio. E saluto anche Linda. E staremo tutto il giorno a dormire, poltrire, mangiare, bere cioccolata. Sarà bellissimo. Il nostro biglietto non è valido. Non ci vogliono. Loro sono entrati e noi dobbiamo rimanere qua. Io volevo restare qua. Seduti qua a far niente. Ciao. Divertitevi anche per noi. Ciao! Giulio ha paura a salire sulla seggiovia. Sì, l'hai detto prima. Salgono prima loro e poi noi. Guardate, ai posti di partenza. Si mettono in posizione. Prendo la dopo? Sì, arriva la culata. Amore, avanti, avanti! Ciao, amore! Ciao! Culata. Arriva anche la nostra culata. Aiuto! Arriva la nostra culata. Vai, vai. La spada giù. Giù, giù, giù. Ok. Ok, non ho capito cosa ha detto. Vola! È bellissimo, Giulio! Tanto se cadiamo moriamo. Attacca la videocamera. Aspetta, perché che dovremmo cadere? Guardate che bello. Sperando si senta, perché non si sente. Raga, è adrenalinico, sembra di essere a Gardaland. La sexy burger. Sono guardiamo i problemi di Giulio. Giulio è alle prese col suo primo vlog, quindi mettete un like solo per Giulio e che palle, basta spammarti nel mio video. Ciao amore, ti sto zoomando. Ah, crolle slavine, scusa. Amore, ma lo sapete che io e Giulio andremo solo al bar oggi? Sarà la giornata dedicata al bar. Domani il pop. Ma Giulio, lo sai che possiamo veramente morire? Perché questo... Ma che per... tira giù, scemo, tira giù. Non voglio morire, ora mi attacco qua così non puoi tirarlo su. Ma tu sei pazzo. Sì, lanciati tu. Perché trema? Siamo arrivati, raga, dobbiamo scendere e scappare. Sei pronto? Tra poco. Sì, a terra. Scappa Giulio, scappa, scappa. Siamo scappati. Scusate, ma dov'è il bar? Dov'è il bar? Non vedo nessun bar. Eccolo il bar. Arriviamo, amore. Intendevo te. Arrivo a darti un bacio.
Comunque c'è poca neve, mi dicevano. La giornata inizia con un bel self-service. Riprendimi, e il sorriso di Giulio. Riprendimi come tolgo il guanto. Vai. Sei sicuro che un professionista lo tolga, sì, così? Vai, ok. Via. E mentre i campioni sciano, noi pappiamo. Eccoli i nostri campioni. Guardate che belli. Non so cosa stanno cercando di blatterare. Ah, che loro vanno su. Andate su. Ah, lui va, ciao. Ed indovinate, dopo il self-service, bar con crostatina e lui la Nutella. Guardate un po' chi arriva. C'hanno fame loro. C'hanno fame. Cicciona, questo è il mio pranzo. Sì, sì, ci credo proprio. Mi sono appena svegliata perché ho fatto un pisolino. Vabbè, dopo mangiato comunque si è stanchi. Mi sono alzata alle 6. Arrivo da 3 giorni di vento e permettetelo. Quindi siamo saliti sulla montagna, abbiamo pranzato, abbiamo fatto lo spuntino, io ho dormito e ora, mentre gli altri girano, noi scendiamo dalla montagna e magari andiamo a fare 2 foto carine io e Giulio. Giulio, trovate i Bob, possiamo rubare quelli. Vediamo cosa c'è scritto un attimo. Croce verde Torino, oppure carabinieri. Tu vuoi quella croce rossa, croce verde, oppure vuoi quella dei carabinieri? Carabinieri. Ok. No, dobbiamo arrivare fino là, ragazzi. A parte il tipo che si è appena distrutto. Volevamo sapere se secondo voi, se andiamo qua sopra, ci facciamo trasportare e ci fanno andare. Io penso di no. Lui voleva provare a chiedere, ma oh, sta. Ho capito, ma hai fatto un passo, non può essere già stanco. Casomai sarà friabile la neve, non franabile. Ma non è che fria. Abbiamo fatto 15 metri e abbiamo già fatto 8 pause di riposo. Mal di testa. Sembri un vecchio che guarda i lavori in corso. Non stai bene. Dai, cammina. Fai fatica. E scendiamo! A tutta birra! Non capisco perché se non vuole tutti i ritorni. Ci stiamo giustificando con le persone che ci guardano male perché siamo le uniche che stiamo scendendo. Si è fatto male! Si è fatto male lui? Si è fatto male. Scendiamo perché ha un po' di diarrea. Non è vero, ce l'hai tu la diarrea. Si è fatto male. Stiamo scendendo perché si è fatto male. Si è fatto male, anche noi sciamo. Non siamo venuti solo per guardare. Anche noi sciamo, si è fatto male. Non sta tanto signori, bene. Signori, si è fatto male. Si è fatto male. Ha rotto il ginocchio. Non sta tanto bene. Ha la diarrea. No, no, quella era mia, non puoi copiarmi. Ce l'hai tu oggi la diarrea. Allora, questa è l'unità di misura, quindi un piede e un pezzettino, che separa il nostro weekend romantico dal loro letto. Weekend romantico, un piede, un pezzettino, loro letto. Grazie Tudor per questo meraviglioso regalo di weekend romantico. Bye gang.